Allora, Sindaco Termine, ieri abbiamo appreso che l'assessorato regionale, in una nota interna evidentemente, Iacolino, Volo e Requirez, dicono a Zappia: guarda che tu devi garantire l'ortopedia all'ospedale di Sciacca, e che l'ospedale di Sciacca è DEA di primo livello. Intanto, come considera questa nota interna d'ufficio? Ma è un barlume di speranza sicuramente, perché vuol dire che a Palermo si stanno accorgendo di quanto si sta andando indietro nel servizio sanitario nella provincia di Agrigento. Così oggi al nostro telegiornale il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, a 72 ore dall'attesa manifestazione in programma venerdì mattina promossa da 19 sindaci da diverse associazioni capeggiate dal Comitato Civico per la Sanità. Le parole di Zappia a commento anche dell'iniziativa assunta dai sindaci e poi da tutte le comunità che ne stanno facendo chiaramente parte sono gravissime, perché quando si dice a precisa domanda che l'ospedale sta bene, a me sembra di ascoltare il comandante del Titanic che prende l'iceberg e continua a dire che va tutto bene. E dire che l'ortopedia Sciacca comunque è ancora in vita, perché comunque c'è l'equipe che una volta a settimana viene a fare praticamente le visite, io credo che ci stiamo probabilmente abituando a sentire di tutto. Per Fabio Termine, Zappia ha sbagliato a personalizzare la manifestazione e così il sindaco provoca il commissario straordinario dell'ASP. Mi aspettavo dal commissario Zappia l'adesione a questa manifestazione, che è una manifestazione non contro Zappia, ma a favore della sanità pubblica, a difesa della sanità pubblica, che se non ce ne siamo ancora accorti, ma in realtà ce ne stiamo accorgendo purtroppo tutti, sta praticamente cedendo il passo alla sanità privata a tutti gli effetti. E anche lì mi permetto di dissentire con quanto detto da Zappia. Non è vero che i medici vanno a servizio della sanità privata perché ci sono stipendi più elevati. Sicuramente questo è un dato, ma il dato è anche un altro, che è quello che nella sanità privata ci sono delle condizioni di lavoro che sono diverse rispetto a quelle che oggi si intravedono nella sanità pubblica, che noi stiamo chiaramente attenzionando, perché bisogna essere degli eroi per lavorare all'ospedale di Sciacca. Ne abbiamo visti tantissimi casi, proprio il giorno in cui e Zappia rilascia le sue dichiarazioni, sono tantissimi casi di pazienti che hanno dovuto fare delle peripezie, hanno dovuto girare tutta la Sicilia per semplici radiografie. Quindi io credo che bisogna togliere il velo e affrontare, come ben si è detto in altre occasioni, il problema. Però lo si affronta partendo dal dato di realtà, che non è sicuramente quello che professa il commissario. Fabio Termine ribadisce l'appello a partecipare alla manifestazione di venerdì mattina, che muoverà alle 10 con un corteo da Piazza Saverio Friccia, dirigendosi poi in Piazza Scandaliato. Sono convinto che chi può partecipare, perché è chiaro che non tutti lo potranno fare, chi può partecipare però lo debba fare. Lo debba fare perché questa è una manifestazione che, lo voglio ripetere, non è contro nessuno, ma è a tutela di un presidio ospedaliero, in questo caso l'ospedale di Sciacca, che è a servizio di più territori e che non può cedere il passo così per come sta accadendo. Questo è uno spartiacque, perché a quel punto poi bisognerà capire che cosa fare della rete ospedaliera. Io credo che il DEA di primo livello vada difeso con tutte le forze che abbiamo, perché ritengo che sia dimostrazione di efficienza e di qualità nei servizi sanitari. Sono d'accordo sul fatto che probabilmente è un problema anche nazionale, di mancanza di medici. Tutto questo io lo do per scontato, lo do per buono, ma le risposte a questi problemi non le ho viste, e in un anno e mezzo, lo ripeto, sono stato chiamato una volta sola da Zappia per i medici argentini, non sono più stato chiamato. Una cosa è certa però: durante il Covid sono stati spesi tanti soldi, evidentemente sono stati spesi anche male, perché se oggi ci ritroviamo con situazioni in alcuni casi anche fatiscenti, è chiaro che se sono stati spesi dei soldi ieri, oggi non possiamo trovarci in situazioni di questo genere. E a proposito della scelta del giorno a Sciacca, come capita spesso, ne è scaturito un dibattito. Non sono pochi quelli che hanno fatto notare che se si fosse puntato sul sabato o sulla domenica il successo sarebbe stato garantito, ma Termine chiarisce. Ma questa intanto è un'iniziativa che è stata assunta dai sindaci, e si voleva assicurare una massima partecipazione da parte di più sindaci possibili. È chiaro che non è semplice mettere d'accordo tutti, e quindi si è individuato un giorno che poteva essere spendibile per tutte le istituzioni.